La seconda chance. Allora, Umberto Carteni, sei il regista di questo film per famiglie, una volta tanto, no? In Italia effettivamente è un genere poco praticato, il film per famiglie, no? Di solito si fanno i film per gli adulti oppure le serie per i ragazzini. Però effettivamente perché secondo te... Ma guarda, è un genere che è un po' dimenticato, ma è una questione che riguarda un po'... Abbiamo abbandonato da anni il cinema di genere, per cui siamo rimasti incastrati nel cinema d'autore, nella commedia, dimenticando un po' quello che invece ha reso celebre il cinema italiano, cioè i vari generi che noi riuscivamo a raccontare, e eravamo anche molto bravi. C'è da dire che era una stagione incredibile di attori, scrittori, registi, uomini di cultura in generale. Però ci ho avuto il desiderio, la spinta di raccontare questo film approcciando su un tema che nella mia vita personale un po', ma sempre un po' così, ho vacillato, per cui ho detto fammi provare a raccontare questa storia di famiglia trattando dei temi che ci riguardano un po' tutti, il rapporto genitore figli, i rapporti della famiglia in generale, e anche direi la distanza che si crea, no? A un certo punto quando i figli crescono e diventano adolescenti, al di là della famiglia del Mulino Bianco, sì, poi la realtà è che c'è proprio questa incomunicabilità, no? Esattamente, è un po' quello che è il tema, diciamo, in un'epoca dove si comunica con tutto, siamo connessi con tutto, ma spesso non siamo connessi con i nostri figli, non capiamo i bisogni, i desideri, non riusciamo a comprenderli, e questo è un limite che abbiamo proprio noi genitori, e per cui in chiave leggera mi appassionava raccontare questa storia e questa tematica. Che però, diciamo, appunto in chiave leggera, quindi comunque parliamo di alla fine una commedia, però anche ovviamente con un tocco di fantasy che poi innesca tutto quanto, no? Il meccanismo, che però comunque resta una, cioè i personaggi restano credibili, cioè non è al di là insomma dello switch fantasy, sì. Per il resto sono personaggi reali con anche problematiche di vita quotidiana e familiare reale, cioè non ci sono invenzioni fantascientifiche, diciamo. Guarda, quello un po', diciamo, nella mia chiave, nel mio stile, cerco sempre di rendere personaggi credibili e faccio fatica spesso a mettere in scena personaggi che siano meno attinenti alla realtà, più vicini alla farsa. Per me i personaggi devono essere sempre credibili, per cui anche in un mondo fantasy ho cercato di ricostruire un mondo possibile, un mondo reale. E quindi per rendere questi personaggi credibili hai dovuto anche mettere un freno, immagino, a Max Giusti, perché ovviamente lui insomma c'ha questa propensione naturale, no? a dare tutto, ecco, diciamo così. Quindi guarda, è stato molto misurato invece in questo film. Beh, questo è stato un lavoro che abbiamo fatto con lui proprio a tavolino prima di iniziare le riprese. Abbiamo cercato di costruire un personaggio veramente molto distante da lui, e per cui abbiamo lavorato molto sui mezzi toni, su un personaggio, ma tutto il film era un po' sui mezzi toni, e lui devo dire si è ritrovato, è stato a servizio della storia del film, e sono molto contento sia dal punto di vista professionale che umano. È stata per me una scoperta incredibile, sia Max, Gabriella, che già avevo già collaborato con lei in passato. Quindi che consiglio ti senti, insomma, dopo tutta questa esperienza, di dare ai genitori, no? Che magari hanno difficoltà appunto proprio a comunicare con i propri figli? Di essere più in ascolto, cioè spesso noi genitori facciamo l'errore, per un eccesso d'amore, di dire il sì, di dare un amore incondizionato, ma senza ascoltare veramente i loro bisogni e i loro desideri. Vanno ascoltati di più, e forse qualche no in più aiuta. E poi vabbè, poi c'è Maurizio Mattioli, anche questo, il nonno magico, eh? Sì. Sì, lì era stata un'idea tanti anni fa, quando facevo l'aiuto ci eravamo incontrati su un film, ero rimasto colpito diciamo dalla sua spinta comica e dalla sua leggerezza, per cui ho detto volevo provare a metterlo in un contesto di film più misurato. Questo è stato un po' l'esperimento, è stato, spero insomma di non aver
aver sbagliato. Insomma, alla fine della fiera, un film per famiglie misurato. Questo abbiamo trovato il termine sì, appropriato. Sì, non ci sono eccessi, anche se in alcuni casi è un film che ha le sue scorrettezze, tocca degli argomenti in maniera non sempre politicamente corretta, e come è spesso anche il mondo dei giovani, anche il mondo della coppia. Che è giusto così. È giusto che sia così. Va bene, allora diamo l'appuntamento quando potremo vedere il film. Allora, l'appuntamento è il 29 dicembre, Rai 1, prima serata. Perfetto, allora grazie e grazie complimenti. A voi. Grazie.